Hanno le ore contate gli alloggi popolari di Largo dei Martiri di Via Fani a Ribera, quelli costruiti con cemento depotenziato e sgomberati nel lontano 2012. Inizieranno il 27 agosto prossimo i lavori di demolizione e ricostruzione. Oggi si sono concluse le operazioni di bonifica della zona, avviate a metà luglio, e lo IACP di Agrigento ha provveduto a consegnare l'area alla ditta che si è aggiudicata l'appalto e che pertanto si appresta ad aprire il cantiere. Ad annunciarlo al nostro telegiornale è il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. Oggi finalmente si conclude la prima fase, quindi la bonifica è stata ultimata. Nella stessa giornata lo IACP incontra la ditta di Maletto che provvederà alla demolizione e ricostruzione proprio per la consegna dell'area, la verifica e la consegna dell'area. Sotto Ferragosto, insomma, non conviene a nessuno iniziare lavori. Se non ricordo male, la data ufficiale di inizio delle ruspe dovrebbe essere il 27 di agosto. Quindi sembrerebbe, insomma, che ormai siamo arrivati realmente al culmine di questa telenovela che si trascina ormai da diversi anni, ma sembrerebbe, insomma, che ormai realmente iniziano i lavori. Non dovrebbero esserci più ostacoli ed impedimenti e quella del 27 agosto sembra essere davvero la data di inizio, finalmente, di questi tanto attesi lavori. Nuovi impedimenti non dovrebbero esserci più, non capisco cos'altro potrebbe succedere. Certo, da qui al 27 di agosto ci sono ancora altri 12 giorni, ma insomma, ormai tutto è spianato per l'inizio dei lavori. Un anno la durata dell'intervento e di conseguenza entro la prossima estate gli ex residenti dovrebbero tornare nelle nuove case ricostruite. Per obbligo di legge, dalla data di inizio devono trascorrere 350 giorni, non uno di più. Quindi, calcoli alla mano, insomma, il prossimo Ferragosto lo trascorreranno nelle loro abitazioni. Io non sarò più sindaco della città a lavori ultimati, ma ci sarò all'inaugurazione per gioire insieme alla mia città e ai miei concittadini, conclude Carmelo Pace. Quando le persone, le 60 famiglie torneranno a casa, non sarò sindaco, ma vorrò essere presente tra loro e gioirò, comunque festeggerò assieme a loro il loro rientro a casa.